40 ai tempi, se c'è una domanda. No, ti ringrazio. Passiamo a Serubino, Giuseppe Zanin, Università di Padova, Istituto di Biologia Ambientale e Forestale del CNR, con misure di mitigazione della contaminazione delle acque superficiali. Io mi sarei aspettato che tu facessi la relazione sulle infestanti, però non è stato così. Quindi possono intervenire sia sulla pericolosità che sull'esposizione. Mitigare il rischio dovuto all'uso dei prodotti fitosanitari significa in sostanza ridurre i potenziali effetti nocivi di questi sui diversi comparti ambientali e quindi rendere più sicura la tecnologia protezione delle colture. Le misure di mitigazione possono riguardare, come dicevo, la pericolosità e quindi noi possiamo scegliere prodotti meno tossici, questo è assolutamente importante, oppure possiamo agire sull'esposizione riducendo la PEC. Riduciamo la PEC limitando la dispersione ambientale dei prodotti fitosanitari. I principali fenomeni di dispersione dei prodotti fitosanitari sono la deriva e il ruscellamento. Target sono un po' diversi, per lo scellamento è l'ambiente acquatico e le aree sensibili, le zone di ricarica, le aree SIC, per la deriva ancora l'ambiente acquatico, le aree sensibili, ma anche gli insetti utili, i residenti e gli astanti. Per applicare quindi delle buone misure efficienti, misure di mitigazione, bisogna individuare quali sono i fenomeni coinvolti e poi anche i target. Per quanto riguarda il ruscellamento abbiamo a disposizione più misure di mitigazione che le possiamo attuare all'interno del campo, nel cotono, cioè nella zona di transizione tra il campo e l'area sensibile da proteggere, oppure fuori dal cotono. Nel campo di assoluta importanza è l'applicazione dell'IPN, della gestione integrata delle avversità, che nel medio periodo può ridurre in maniera importante la quantità di prodotto fitosanitario utilizzato. Poi, in particolar modo per gli erbicidi, possiamo utilizzare il sistema dell'agricoltura conservativa, le cover crop, l'interramento e la riduzione delle dosi. Nell'ecotono noi possiamo inserire delle aree di rispetto oppure aprire un solco. Fuori dall'ecotono, non molto sviluppato in Italia, ma piuttosto all'estero, possiamo utilizzare delle wetland, dei laghetti di sedimentazione o sfruttare in maniera opportuna le scoline inerbite. Qui vediamo due immagini relative all'agricoltura conservativa, dove l'effetto di mitigazione è dovuto alla presenza alla superficie del terreno dei residui colturali che rallentano il flusso di ruscellamento dell'acqua, favoriscono la sedimentazione dei solidi e anche l'infiltrazione. Qui vediamo l'immagine di una scolina inerbita, l'acqua che viene conferita al canale principale è più limpida, come vedete, rispetto a quella conferita da una scolina non inerbita che è molto profonda. E quindi lo sfruttamento del reticolo intraaziendale è quanto mai importante come misura da valorizzare come misura di mitigazione. La vegetazione è importante per mitigare il ruscellamento, ma è importante anche la presenza di una buona e spessa lettiera. Questa che
questa cosa non l'abbiamo vista all'interno di una bottiglia di plastica, ma all'interno del sito sperimentale che abbiamo presso l'azienda agraria sperimentale di Padova, dove l'efficacia della lettiera è risultata analoga a quella della vegetazione completa, chiusa. E l'effetto in questo caso è dovuto al rallentamento del flusso dell'acqua, ma anche ad una maggiore infiltrazione dovuta alla grande attività trofica dei lombrichi, come vedete in alto a destra. Possiamo usare sempre per il ruscellamento dei laghetti di sedimentazione, più sviluppati nel nord Europa, né più né meno che delle buche, puramente dimensionate in base alla superficie, all'area del conferimento dell'acqua di ruscellamento. L'efficacia di queste strutture può essere migliorata se alleviamo le macrofite all'interno di questi laghetti. Questa la saltiamo perché non c'è tempo. Per quanto riguarda la deriva, parleremo della deriva primaria e non della volatilizzazione della deriva secondaria, cioè della deriva che si sviluppa subito durante o subito dopo l'irrorazione. Mitigare la deriva vuol dire ridurre la massa di fitofarmaco che esce dal campo, trasferita fuori dal bersaglio. Anche in questo caso abbiamo numerose possibilità. Possiamo usare dei coadiuvanti per appesantire le goccioline, possiamo utilizzare delle reti antigrandine, delle siepi campestri, un'area di rispetto, come abbiamo visto nell'ecotono, possiamo utilizzare dei comportamenti virtuosi nell'atto di utilizzo, e cioè chiudere la ventola negli ultimi 2-3 filari, irrorare l'ultimo filare dall'esterno verso l'interno, ma soprattutto possiamo agire molto a livello di attrezzature utilizzando attrezzature tecnologicamente evolute a bassa deriva. Lo vedete, la differenza sostanziale tra un atomizzatore vecchio stile e un atomizzatore nuovo a tunnel con riciclo, è tutto un altro mondo. Con quella macchina la deriva praticamente, non dico che si azzera, ma poco ci manca. Quindi è importante combinare in maniera corretta le diverse sulla base delle nostre esperienze condotte dal nostro gruppo, che è un misto CNR università. Cosa abbiamo imparato? Possiamo dire che combinando più misure di mitigazione si ottiene una forte diminuzione della dispersione ambientale. Quindi non ci sono solo le fasce di rispetto, ma come abbiamo visto molte altre cose da utilizzare. In prima approssimazione le diverse misure sono sostituibili tra di loro. Uno slogan: possiamo scambiare lo spazio con la tecnologia, in particolar modo per migliorare la deriva. In sostanza si deve premiare l'agricoltore che è disposto ad investire. Se un agricoltore è disposto ad investire 30-40 mila euro in un atomizzatore, perché non premiarlo? Questa è una domanda. Si può scambiare anche lo spazio con la professionalità, cioè con comportamenti virtuosi che gli agricoltori hanno imparato ad eseguire. Quindi di cosa c'è bisogno? C'è bisogno di condividere delle tabelle di questo tipo, di condividere e diffondere tra i tecnici e gli agricoltori tabelle di questo tipo, in cui è indicato alla fine, vedete, la percentuale complessiva di mitigazione che si può raggiungere mettendo assieme varie misure, una dietro all'altra in maniera corretta. Con un'area di rispetto di 10 metri, sto parlando di ruscellamento, con un'area di rispetto di 10 metri non vegetata e un solco, la mitigazione è del 56%, molto simile a quella che posso ottenere riducendo la dose di erbicida, per esempio, del 50%. Lo stesso dicasi per la mitigazione della deriva. Qui ho fatto un esempio con la siepe: o trattare l'ultimo filare dall'esterno verso l'esterno, o utilizzare l'agente. Con una siepe sviluppata e gel antideriva di iniezione d'aria, la mitigazione, come vedete, è molto molto alta, quasi l'88%.
Le azioni da prendere, le misure da implementare sono quindi note, bisogna solo metterle in pratica, è inutile che continuiamo a parlarci addosso. Bisogna tuttavia comunicare bene il rischio connesso all'impiego dei prodotti fitosanitari e su questo dovevo dire che siamo ancora indietro e anche il PAN secondo me è un po' indietro, ma bisogna far capire ai cittadini che le possibilità per usare in maniera sicura questi prodotti ci sono e solo una buona comunicazione permette di risolvere le numerose controversie che si innescano tra produttori e cittadini, in particolar modo nelle aree a monocoltura prevalente. Qui vediamo una splendida immagine delle colline del Prosecco tra Conegliano e Valdobbiadene. In questa zona la controversia tra i viticoltori e i cittadini è continua e settimanale. I cittadini sono molto preoccupati per la salute e per l'ambiente stante i numerosi interventi fitoiatrici che sono necessari. È una classica situazione in cui la percezione del rischio, se ne è parlato in parte anche stamattina da parte della popolazione, è almeno in parte diversa da quella degli esperti. Se noi mettiamo assieme il rischio in una matrice, il rischio valutato dagli esperti e quello percepito dalla popolazione, e lo classifichiamo come alto e basso, noi abbiamo fatto combinazioni. In due di queste combinazioni non c'è controversia, nel senso che la valutazione è la stessa da parte dei due soggetti. Quando però la popolazione percepisce basso il rischio e l'esperto lo valuta alto, allora si innesca una controversia. In questo caso l'esperto ha il ruolo di allertare, di dire alla popolazione state attenti che il fumo e l'alcol fanno male. La popolazione purtroppo in questi casi è abbastanza indifferente. Più comune forse è l'altra controversia, quando la popolazione percepisce alto un rischio e l'esperto lo valuta basso. Una classica controversia in cui gli esperti hanno il ruolo di spiegare e di rassicurare, gli attivisti pubblici che sono una parte importante in questo contesto hanno il ruolo di tenere vivo il problema e di allertare la popolazione in questo caso è molto molto interessata. Quindi i soggetti coinvolti sono la popolazione, gli attivisti e gli esperti che dovrebbero non litigare continuamente tra di loro ma cercare una soluzione. Ne consegue che la comunicazione del rischio è una parte assolutamente importante dell'analisi. Non basta caratterizzare il rischio eccetera, ma bisogna anche comunicarlo bene. Questa allora è la conclusione da fare per quanto riguarda la comunicazione, soprattutto per capire come deve essere comunicato il rischio in un paese come l'Italia, dove molto spesso prevale l'emotività. Ecco quindi che a livello di ricerca io vedrei molto bene una collaborazione, può sembrare strana, però una collaborazione tra i psicologi sociali, i sociologi della comunicazione, RON, i fitoiatri, i toxicologi, eccetera, in modo tale da migliorare la comunicazione. Vi lascio con una frase che ho mutuato da Alexa e che forse meglio delle mie parole spiega, dà un'idea di quello che vi volevo dire. E cioè questa: bisogna costruire la fiducia in tempo di pace attraverso informazioni trasparenti e attendibili. Il messaggio sarà poi accettato